Stamattina non ero particolarmente di fretta, quindi ho detto: ma sì, facciamo colazione al bar. C'ho tempo, perché no? Sono andato in un bar in cui non ero mai andato e ho preso cappuccio e brioche. Cappuccino decaffeinato, una brioche. Mi sono messo lì seduto, faccio colazione, poi finisco e penso proprio: adesso gli porto anche il vassoio con la tazza, glielo porto lì, così per educazione. E quindi gli ho portato il vassoio, faccio grazie, arrivederci, allora, grazie, buona giornata, ed esco, vado al lavoro, faccio le mie solite cose, è più o meno a metà mattinata, quindi intorno alle 10:30, quindi ho fatto colazione verso le 8:30, 8:40, alle 10:30, 11, così all'improvviso mi giunge un pensiero: cazzo, non ho pagato. Ho pensato che non avevo uno scontrino, non avevo tirato fuori i contanti nel bancomat. Io praticamente ho fatto colazione, ho posato e me ne sono andato con una nonchalance di uno che lo fa da una vita. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso è la pacatezza con cui l'ho fatto, perché non ci avevo neanche pensato al fatto che bisognasse pagare. Cioè, non mi è venuto proprio in mente, no, anche questa cosa. Mi sono sentito molto Jaser in Si può fare. Si può andare a fare colazione al bar senza pagare? Sì, ma non volevo, cioè non l'ho fatto apposta. È capitato. In quel momento non vedevo l'ora di andare in pausa per tornare e andare a pagare. Sono andato in pausa, entro lì e faccio: scusate ragazzi, ma io stamattina mi sono dimenticato di pagare. Non so cosa ho in testa, ma mi è completamente sfuggita questa cosa. Quindi gli ho detto quanto avevo preso e ho pagato. E boh. Loro hanno ringraziato e fine, ma senza troppa enfasi, lo scontrino me l'hanno manco fatto. Ho avuto il sospetto che mi avessero fatto pagare di più per dispetto a quel punto, perché cioè tu metti il credito che vuoi, poi tu dai la carta e fino a 50 puoi pagare. E perché ve lo sto raccontando? Beh, intanto perché è la prima volta che mi capita una cosa del genere, io ho sempre pagato, cioè non. E poi, come appunto vi ho detto, la prima cosa che ho pensato è: torno subito a pagare, non vedo l'ora di tornare, di sanare questo debito, perché non mi è neanche venuto. Non mi è neanche passato per la testa l'idea di: ma sì, sti cazzi, si dimenticheranno. O comunque tanto non ci torno più e quindi chi se ne frega. Cioè proprio no. Per dire, l'altro giorno sono caduti 10 centesimi a una persona, li ho raccolti e me li sono intascati. Fosse caduto 1 euro, l'avrei rincorso per ridarglielo. Cioè laddove una cosa non mi sembra giusta, ok, cioè sono il primo subito a rimediare. Per 10 centesimi, due caffè alla macchinetta, cioè. E quindi perché ve lo sto dicendo? Perché è stata l'ennesima prova del non importa tanto cosa fai, ma come lo fai. Cioè il fatto che io sia. Poi vabbè, quando mi comporto normale non do nell'occhio, quindi neanche mi noti tendenzialmente, cioè ho la capacità di mimetizzarmi col pubblico. Altre volte invece mi notano, cioè, ecco, forse una volta ero sempre mimetizzato, adesso se voglio, se devo essere visibile, sono visibile. Volevo restare anonimo, inconsapevolmente, quindi mi sono seduto tranquillo, senza dare appunto nell'occhio, poi ho rimesso tutto bene. Secondo me il fatto di aver portato tutto qua, cioè non è che me ne sono andato, cioè io sono andato davanti a loro a riportargli il piatto, il vassoio con tutto, salutati, arrivederci, me ne sto andando. Quindi proprio la naturalezza non di uno che non sta pagando, no? Quindi a loro non è venuto subito, anche perché non mi sono sentito chiamare mentre uscivo, proprio zero. Se ne sono accorti molto dopo, secondo me. E quindi la naturalezza con cui ho fatto questa roba qua non ha creato sospetto. Questo mi insegna in primis a me che l'atteggiamento è fondamentale per raggiungere determinati obiettivi, nelle relazioni soprattutto. Ma non vi sto assolutamente dicendo che potete rubare, cioè non è un invito a farlo anche voi, andare a intascarvi le cose, passare alla cassa, se tanto non hanno i segnalatori, voi passate, chi se ne frega, assolutamente no. Anzi, molte volte io mi spavento perché dico: io entro con lo zaino nei negozi perché vengo da lavoro, c'ho sempre lo zaino dietro, e molte volte ho anche dei prodotti che ho preso o comprato l'altra volta, nello stesso negozio, quindi ce li ho lì. E magari non li ho neanche aperti, sono proprio nuovi nuovi. Se dovessero perquisirmi, potrebbero pensare che li ho rubati in quel momento. E come fai a dimostrare che non è vero?
dovresti far vedere lo scontrino dell'altra volta, ma anche lì è opinabile. Però la naturalezza in realtà è stata data dal fatto che non avevo capito che non stavo pagando, tant'è che mi è venuto in mente 2 ore dopo. Quindi quella naturalezza lì, se tu sai che non stai pagando, non ce la fai ad averla. È impossibile. Cioè, devi avere proprio, devi essere allenatissimo. Però, se tu ci credi tanto in quello che vuoi dimostrare, puoi farcela. Cioè, se tu vuoi credere tanto, cioè, se tu credi tanto nel voler essere sicuro di te, riesci a essere sicuro di te. Riesci a essere disinvolto, riesci a essere, estroverso. Se tu, decidi di giocare a fare l'estroverso e sei convinto e ci credi, ce la fai, anche se sei totalmente introverso. E come anche quando ci sono certe persone che dicono le cose con una sicurezza tale che tu non metti neanche in dubbio che stia dicendo cazzate, quindi la prendi per buona e poi scopri che erano cazzate. E perché l'hai presa per buona? Perché l'ha detto in modo sicuro. Quindi, come vedete, l'atteggiamento è fondamentale per creare, diciamo, delle situazioni, per lanciare dei messaggi positivi, indiretti. E come in questo caso, per non destare assolutamente nessun tipo di sospetto. C'era tanta gente, ci saranno state altre 5 persone, cioè 6, toh. Sì, un po' di confusione c'era, fossi stato da solo mi avrebbero sgamato, ma oltretutto comunque il mio intento non era quello. Però mi ha fatto riflettere questa cosa, e su un'altra cosa anche mi ha fatto riflettere, che non ci sto più con la testa, c'è qualcosa che non va, perché ultimamente mi sto dimenticando tante cose e mi sento un po' confuso e quindi c'è effettivamente qualcosa che non va. Ho fatto un'altra cazzata nel weekend che non vi dirò, completamente senza senso, e quindi c'è una situazione un po' strana. Forse il sovraccarico di robe mi porta poi a dimenticare delle cose. C'è un limite, quindi la mia capacità di tenere tutto sotto controllo, cosa che non devo avere, tra l'altro, si sta esaurendo. Quindi a un certo punto non riesco più. E succede che determinate cose me ne dimentico completamente. Magari è una sorta di reset necessario per poi cambiare davvero, andare nella direzione in cui voglio in questo momento. E quindi ci sta che questa sorta di reset crei un po' di confusione. Detto questo, fatemi sapere qualche esperienza che è capitata a voi simile alla mia. Scrivetela nei commenti, che sono veramente molto interessato a sapere se anche voi avete fatto cose del genere, cioè fare i criminali, i delinquenti inconsapevolmente, senza saperlo. Cioè, come girarsi con un ombrello e dare bastonate a tutti, così, per sbaglio, senza saperlo, e li stendi tutti, una roba simile, no? Questo è tutto, ci si vede.